Ho la cortesia alla regia di attivare la registrazione e do il benvenuto a tutti coloro i quali sono riusciti a connettersi in tempo. Per chi si connetterà dopo, appunto, avrà la modalità di vedere questo webinar, la presentazione di questa ricerca anche on demand, quindi in modalità asincrona. Io sono Gerardo Di Francesco, segretario generale dell'Italian InsurTech Association e questa sera sono molto molto contento e onorato di potervi presentare il risultato di un lavoro condotto negli ultimi mesi da parte degli amici di CRIF, di Nomisma, con il supporto anche dell'Italian InsurTech Association e che vi presenteranno quest'oggi questa ricerca che è intitolata Next Level for Insurance SMEs Segment, con un sottotitolo molto esplicativo, scenario evolutivo, offering attuale, spazi di mercato. Nel confrontarci tutti i giorni all'interno dell'associazione emerge sempre come nelle altre industrie ci sia questo paradigma per cui i servizi tipicamente oggetto di digitalizzazione hanno aumentato anche la loro penetrazione nel mercato, no? Lo abbiamo visto nel telcos, pensiamo a quanti WhatsApp mandiamo oggi rispetto a quanti SMS mandavamo prima, e l'abbiamo visto nella retail, pensiamo a quanti beni di consumo vengono acquistati oggi grazie all'e-commerce rispetto a quanti venivano acquistati prima nei negozi, unicamente nei negozi fisici. E a mio avviso questa ricerca è una ricerca che definisce il perimetro di un'enorme opportunità e di un'enorme necessità, che è quella di lavorare sulla sottoassicurazione delle piccole e medie imprese italiane, no? Piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto socio-economico nazionale, quindi 4,3 milioni di aziende che pesano per il 99,3% di tutte le imprese e alcune informazioni che ci restituirà questa ricerca ci danno uno scenario, ripeto, da un lato preoccupante, dall'altro un invito a cogliere questa opportunità, a coglierla per il bene dell'industria assicurativa, per il bene di tutto il tessuto socio-economico nazionale. E parleremo insieme di questo con i nostri tre ospiti, Giuseppe Dosi, Head of Insurance Market di CRIF, che ci restituirà un contesto del mercato assicurativo attuale, le motivazioni che hanno portato a strutturare questo progetto in collaborazione con IA e Nomisma da parte di CRIF, e Roberta Gabrielli, Project Manager di Nomisma, e Elisabetta Di Luca, Principal Offering Development del Insurance Market per CRIF sulla Country Italia. Quindi do un grande benvenuto a Roberta, Elisabetta e Giuseppe. E vi auguro di godervi questa ricerca. Questa è una delle 10 ricerche core che durante tutto l'anno come IA presentiamo e a mio avviso qualitativamente una ricerca che penso sarà un punto ricorrente all'interno della community, all'interno del mercato per fare il punto su un tema così centrale, così fondamentale. Passo quindi la parola a Giuseppe. Ciao Giuseppe e Buonasera, benvenuto. buonasera a tutti. Beh, grazie per ospitarci qua oggi, grazie per il contributo che prezioso che ci avete dato. Direi è stato un bel lavoro di squadra. Direi hai accennato, come dire, i motivi della ricerca. Sicuramente le PMI sono, come dire, la colonna portante dell'economia italiana, ma sappiamo anche che per dimensione spesso non hanno la forza di, diciamo, affrontare in modo completamente razionale il trasferimento dei rischi, no? Che corrono su, diciamo, su quelli che sono poi gli operatori preposti a farsene carico, che sono le assicurazioni. E tutto ciò, come dire, è un po' complice un'offerta che spesso non mi pare adeguata, no? In termini di prodotti, perché molto spesso le PMI sono servite con dei prodotti standardizzati, ma sappiamo che piccole aziende possono fare anche grandi sinistri, correre grandi rischi, e quindi, diciamo, sono più coperti, come dire, i rischi di frequenza che non, come dire, le punte. Spesso, quindi, quando succedono i casi estremi, gli imprenditori si possono trovare spesso, come dire, in situazione anche di sottoassicurazione o di non assicurazione adeguata. C'è anche un tema di distribuzione, no? Perché le PMI, abbiamo detto, sono
costante, ma sono anche sottoassicurate, e questo, come dire, processo di evangelizzazione e di risk assessment, risk management, è qualcosa di costoso e spesso, come dire, non trova, come dire, completamente il valore all'interno delle provvigioni che si possono recuperare da questo segmento. Diciamo che il tema della sottoassicurazione è cronico per il mercato, è un fatto veramente molto, molto antico, è un po' da sempre così. E, diciamo, un dato giusto per fare un confronto, che è un confronto abbastanza forte con la Gran Bretagna, cioè negli ultimi 20 anni abbiamo, quindi, subito danni catastrofali, diciamo, in una misura del 40% superiori a quelli che sono stati registrati nel Regno Unito nello stesso periodo, però i danni che erano assicurati e dunque risarciti dalle imprese sono stati un decimo, quindi c'è veramente, come dire, un territorio che, come dire, che in maniera connaturata, come dire, registra eventi naturali importanti e superiori, e poi però una sottocultura assicurativa che fa sì che poi gli imprenditori si debbano, come dire, ripagare i danni subiti in proprio. E questo, diciamo, non è solo un tema di rischi climatici, è un tema ricorrente e trasversale un po' in tutto, come dire, il settore. Quindi, immaginate che escludendo diciamo, il ramo auto, quindi i danni non auto, i 6 milioni e mezzo di imprese italiane, no, ma includendo tutti, includendo dall'Eni alla Fiat, all'Enel, no, alle grandissime corporation, consumano più o meno lo stesso livello di premi delle famiglie italiane. Quindi, diciamo, qualcosa da riflettere, penso ci sia. Ecco, le PMI sono, abbiamo detto, sottoassicurate, e dall'altro lato, come dire, il business danni è ancora però dominato da un ramo, diciamo, un prodotto, l'auto, che rappresenta poco meno del 50%. Questo però è come dire, un segmento che, per effetto della concorrenza, negli ultimi 10 anni ha perso circa il 30% dei premi, a parità largo circa del parco auto circolante. Quindi c'è un effetto di concorrenza molto forte, e un settore che andrà comunque incontro ad altre importanti modifiche. Sto pensando all'evoluzione della mobilità, no? Nelle grandi aree urbane, alla transizione verso l'elettrico, verso la macchina autonoma, no? Al noleggio a lungo termine che sta cambiando il mercato da, diciamo, B2C a B2B. Ecco, pensate che il Politecnico di Milano, diciamo, ha fatto una stima che, qui non c'è una data, per questa stima, ma, diciamo, in prospettiva, nel momento in cui diciamo, l'auto elettrica e autonoma dovesse, come dire, effettivamente entrare nella vita comune, e la tecnologia c'è già tutta, ecco, una città come Milano, quindi le grandi città, possono, come dire, vivere probabilmente soddisfacendo i bisogni di mobilità col 10% delle macchine che oggi sono presenti sul territorio. Quindi un settore che sarà, come dire, fortemente rivisitato. Quindi, diciamo, compagnie hanno sicuramente, come dire, la necessità di andare oltre l'auto e definire quelli che sono i prossimi profit pool. Le PMI, come dire, sono un segmento, abbiamo visto, sottoassicurato, quindi ad alto potenziale. Ci sono anche segni di risveglio, perché la crisi pandemica in qualche misura ha aumentato la consapevolezza del rischio, e, diciamo, ora le PMI chiedono non soltanto, come dire, un po' più di assicurazione, ma di consulenza, di prevenzione, di assistenza. Quindi, diciamo, si è mosso qualcosa, gli operatori vedono muoversi qualcosa. E quindi esiste veramente un'opportunità, diciamo, per le imprese assicurative di, diciamo, evolvere il loro sistema di offerta e di posizionarsi, diciamo, sempre meno come dei pagatori, che sono stati, come dire, spesso criticati nel passato in questo tipo di ruolo, a partner di business, no? A partner di business e delle loro imprese clienti. Ecco, i motivi che ci portano qua oggi, infine, anche perché, diciamo, CRIF lavora molto con le imprese, ha molte capabilities. Pensate che possediamo, diciamo, tutti i dati e i bilanci della totalità delle imprese italiane. Abbiamo una centrale rischi proprietaria che traccia tutti i movimenti creditizi, disponiamo di una banca dati sui pagamenti commerciali fra le imprese,
E abbiamo poi sviluppato tutta una serie di, diciamo, servizi a valore aggiunto per le imprese, quali possono, non so, cito il business financial planning o piuttosto che servizi di cyber risk. Quindi, diciamo, abbiamo una tradizione in questo senso, quindi abbiamo un interesse particolare verso questo segmento. Poi, diciamo, abbiamo partecipato l'anno scorso a un tavolo proprio dell'associazione sul tema dell'innovazione dell'assicurazione per le piccole e medie imprese, e vale, diciamo, del quale abbiamo sviluppato una piattaforma di servizi per la digitalizzazione, se volete, dell'assunzione dei rischi per le piccole e medie imprese. Quindi diciamo che in questo, diciamo, terreno di cultura che si colloca questa ricerca e su cui adesso andremo ad ascoltare i principali key findings. Prego. Grazie mille Giuseppe, è una panoramica molto, molto chiara e ragioni molto solide, peraltro mi hai fatto venire una curiosità che ti chiederò dopo nel Q&A se potrai restare con noi fino alla fine. Vedo già collegata Roberta, a cui passo la parola. Ciao Roberta, buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie mille. Dovreste vedere lo schermo in questo Perfettamente. momento. Benissimo. Sarà una presentazione a due voci, quindi sarà con me Elisabetta Di Luca. Lascio a lei le prime parole di introduzione sul lavoro che è stato svolto. Grazie Roberta, grazie. Buonasera a tutti intanto e ringrazio anch'io Italian Insurtech Association per aver dedicato questo spazio alla restituzione dei risultati e anche per aver condotto lo studio con noi, Nomisma, e i partecipanti a questo momento di condivisione. Abbiamo deciso di dare il via a questo studio, un po' come tratteggiava Giuseppe, per capire perché questo segmento è sempre presente nei piani strategici delle compagnie. E continua ancora oggi ad essere sottoassicurato, fortemente sottoassicurato. E così abbiamo pensato di guardare i punti di forza e di debolezza della catena del valore assicurativa proprio per capire quali fossero i driver di evoluzione di questo segmento. Lo abbiamo fatto coinvolgendo i responsabili del segmento SME delle principali compagnie assicurative, ma anche broker e founder di InsurTech, associate a Italian InsurTech Association e non solo, e grazie al loro supporto siamo riusciti a coprire una larga fetta, una larga quota di mercato. Quindi intanto ringrazio anche tutti i partecipanti a questo studio che ci hanno permesso di arrivare ad ottenere queste evidenze. Per anticipare un po' i risultati che poi andremo a vedere nel dettaglio, abbiamo capito che uno dei punti di forza, il punto di forza principale dei player assicurativi è che sono molto competenti nella valutazione dei rischi, soprattutto i rischi grandi, tailor-made, e questa rappresenta anche la sfida di evoluzione futura, ovvero la capacità di estendere questa capacità di analizzare i rischi anche alle dimensioni più piccole. Quindi la sfida è proprio quella della scalabilità della valutazione dei rischi e quindi la digitalizzazione può essere proprio un boost. Riteniamo che la digitalizzazione possa essere un boost all'opportunità di scalare questa capacità di valutare i rischi su un numero elevato di imprese che, come ricordava Gerardo in apertura, sono oltre 4 milioni e rappresentano il tessuto imprenditoriale italiano. Una capacità di valutare i rischi che può essere in questo caso estesa e trasferita anche alle imprese stesse che hanno bisogno di capire come mitigare i rischi a cui sono esposte. Quindi una grande opportunità davvero per le compagnie. Adesso lascio a Roberta
condurci attraverso i risultati della survey. Grazie Roberta, andiamo pure avanti. Perfetto, grazie Elisabetta. Solo un rapido accenno metodologico. Come abbiamo svolto questa ricerca? Come è stato in parte anticipato, ci siamo rivolti ai main player che ci hanno dedicato un'ora del loro tempo grazie alla realizzazione delle interviste online. Successivamente questi dati che ci hanno permesso di analizzare il fenomeno della protection gap e tutta la value chain sono state integrate con una survey quantitativa, quindi abbiamo potuto così raggiungere tutto il 70% del mercato, come veniva adesso citato, e l'unione di questi dati ci ha quindi permesso di ottenere una lettura strategica del fenomeno, considerando sia una lettura complessiva che una lettura per target, e vedremo poi in alcuni aspetti in successione come effettivamente alcuni target siano più interessati rispetto ad altri a certi elementi o pongano maggiore attenzione. Prima però di partire, diciamo, con l'intervista in profondità e la survey quantitativa, abbiamo studiato e ci siamo concentrati su quello che è il background in Italia. Ci siamo resi conto che c'è un fenomeno di protection gap non solo per quello che riguarda le SME, ma anche proprio il mercato consumer. Da questo punto di vista, purtroppo, l'Italia vanta uno scomodo primato. Infatti, se i premi per abitante in Italia sono pari a circa 300 euro, la media dei paesi europei analizzati da anni ci dice che sostanzialmente è più che tripla e quindi si attesta intorno ai 937 euro. Ovviamente vediamo delle differenze e i fattori sono molteplici, alcuni culturali e altri proprio da un punto di vista, diciamo, di formazione. Infatti, abbiamo visto come da una ricerca di Banca d'Italia metta in evidenza che il 50% dei cittadini ritiene di non avere un adeguato livello di conoscenza per ciò che riguarda le competenze finanziarie. E questa percentuale è quasi doppia rispetto all'OCSE. Ma, come adesso Elisabetta ci dirà, sono altre anche le cause che portano a queste differenze tra noi e paesi come ad esempio l'Olanda o la Germania. Sì. Ci siamo chiesti quali fossero anche un po' le motivazioni afferibili alle compagnie, proprio ai player assicurativi, e riteniamo che ci sia anche un costo, un effetto determinato dal costo-opportunità che le compagnie vedono nella valutazione dei rischi delle piccole e medie imprese, ovvero un costo che molto spesso per effettuare una valutazione del rischio accurata, come sono abituate a fare, dovrebbe essere talvolta più elevato del premio che le imprese piccole potrebbero sostenere, quindi potrebbero pagare. Questo fa sì che in qualche modo le compagnie tendano a rinunciare a questa fetta di mercato delle piccole e medie imprese, o in affiancamento, come second best, offrire a questo segmento delle coperture non mirate, specifiche, ma delle coperture standardizzate che di fatto non soddisfano le esigenze di assicurazione, di copertura delle imprese. E questo non fa altro che ulteriormente alimentare il circolo vizioso di sottoassicurazione e insoddisfazione da parte delle imprese, delle coperture assicurative ricevute. Quindi riteniamo che si possa ovviamente cambiare marcia. Adesso vediamo, anche le compagnie lo sanno, vediamo un attimo come pensano di agire nei prossimi mesi. Sì, abbiamo parlato dell'universo consumer, quindi entrando proprio nel pieno e guardando al target SME, come ci siamo detti, abbiamo visto che queste rappresentano il pilastro dell'economia. Come è stato più volte ricordato in questo appuntamento, sono 4,35 milioni di imprese attive. Lo studio Nomisma CRIF, SME Business Longevity, è stato condotto proprio sulle imprese.
per cercare di capire lo stato di salute, l'attenzione al rischio e in generale il livello di assicurazione. Quello che è emerso è un gap di percezione sui reali rischi di impresa e questo ha contribuito ad aumentare il fenomeno del protection gap. Abbiamo visto che su 62% delle imprese che hanno in corso coperture assicurative, quelle che però sono attivate sono sostanzialmente le più semplici. E questo tipo di coperture sostanzialmente non riescono a diciamo, coprire o soddisfare i bisogni delle esigenze più specifiche. E proprio per il contesto che descriveva Elisabetta poc'anzi. Cosa è successo però con il Covid? Si sono diciamo, aperte nuove opportunità. Il 69% delle imprese ha infatti evidenziato come l'esposizione, diciamo, al rischio si è incrementata e di conseguenza anche la loro percezione. Opportunità perché? Perché da questo punto di vista si ricerca maggiormente una consulenza strategica, nello specifico proprio nel breve periodo, quindi nei prossimi 12 mesi. E per quanto sia facile pensare che ovviamente non il 100% di queste opportunità di business tradurranno effettivamente nella sottoscrizione di nuovi contratti o comunque di nuove coperture, questo diciamo lascia ben sperare per un'evoluzione del mercato. Grazie Roberta. Questo spaccato della domanda ci aiuta proprio a dire che le imprese sono consapevoli di essere sottoassicurate. Questa percentuale del 62% ci dice che bene, il 38% non è assicurato. Sono altrettanto consapevoli però dell'importanza dei rischi che affrontano, sempre crescenti, e chiedono supporto a chi sa valutare i rischi, chiedono supporto su come mitigarli, su come trasferirli e su come gestirli al meglio, end to end. Una nota particolare sul cyber risk su cui richiedono proprio un supporto alla conoscenza di questo rischio che non è nuovissimo, ma continua ad evolvere e continua a crescere anche nei numeri degli attacchi che le imprese subiscono, e un focus particolare anche sull'ESG, cioè sui quei driver che guardano i fattori di ambientali, di sociali e di governance, e che ormai il mondo guarda e osserva per valutare se un'impresa è sostenibile nel lungo periodo, e che quindi diventa un driver anche di valutazione del rischio dell'impresa stessa. Vediamo davanti a questa domanda del mercato, quindi davanti a questa domanda delle imprese, qual è la risposta delle compagnie. Roberta, se grazie, andiamo alla slide successiva. Qui è importante questa prima percentuale perché le compagnie, poi lascio a Roberta proprio tutta la panoramica, ma le compagnie sono consapevoli di dover sviluppare ulteriormente prodotti e servizi a supporto delle piccole e medie imprese. Ben il 69% dei rispondenti dà come priorità dei prossimi 12 mesi un'evoluzione di prodotti e servizi. Al secondo posto la digitalizzazione degli strumenti per la rete distributiva, e poi appunto vedremo uno use case concreto, perché è proprio la rete distributiva, quindi intermediari e broker e agenti che devono essere supportati nella diffusione di questi prodotti sulle imprese. Vai pure Roberta con la panoramica. Certo. Quindi, come diceva Elisabetta, se stante il background, stante quello che richiedono le imprese, abbiamo analizzato quella che vuole essere la risposta dei player insurance e quindi quali sono le priorità nei prossimi 12 mesi. I goal del 2022 possono essere sostanzialmente sintetizzati in tre grandi pilastri.
Il primo è proprio quello dell'evoluzione dei servizi a valore e su questo si riscontra un vero fermento. Da questo punto di vista, poi lo vedremo nelle slide successive, si parla di integrazione sia in ottica bundling che unbundling, quindi da un lato di veri e propri pacchetti, diciamo, a scaffare e dall'altro della possibilità di scegliere i singoli servizi per comporre, diciamo, il proprio prodotto su misura. Il secondo pilastro è quello della digitalizzazione dei tool dedicati quindi sia ai clienti che agli intermediari, in particolare nell'ottica dell'onboarding e di un rinnovamento di quello che è il journey del target SME. Questo consente quindi lo sviluppo di una migliore relazione impresa-cliente nel lungo periodo. Migliorare il journey significa sostanzialmente semplificare la burocrazia e le attività operative sottostanti non a valore. In questo caso quindi l'experience si evolve e il contesto è diciamo doppio, quindi sia fisico che digitale. Infine il terzo pilastro è quello dell'evoluzione del processo di pricing e underwriting, non solo in una direzione di quotazione real time, sì, considerata importante, ma soprattutto nell'ottica di una quotazione su misura. Quindi su misura su un cliente che ha dimensioni tendenzialmente contenute e che, come veniva precedentemente illustrato, opera in settori trasversali e quindi è difficile riuscire a poter realizzare, diciamo, in una logica di costo opportunità dei risk assessment che siano diciamo tarati sulle singole imprese rispetto magari a poterli tarare sui settori a cui appartengono le imprese. Nel corso della presentazione abbiamo quindi deciso di entrare in verticale su ogni singolo pilastro, cercando di capire poi quali sono gli elementi più importanti da tenere in considerazione. E quindi se parliamo di evoluzione di prodotto, parliamo di evoluzione tramite ecosistemi e bundle accessibili. Nei prossimi 12 mesi il 70% delle imprese attiverà un ecosistema di servizi accessibili alle imprese, tra cui attività da IoT, ma anche di sensoristica e quindi di manutenzione barra prevenzione per comunque ridurre la probabilità di eventi dannosi. Dall'altra parte il 59% delle imprese si attiverà nei confronti di singoli servizi in bundle con le polizze. Ovviamente ora non è che non si stia facendo nulla, ma questa attività verrà ulteriormente rafforzata nell'anno a venire. Tra questi due macro servizi c'è un elemento importante che sottolineo, che è quello dei servizi cross che sono abilitanti, cioè quelli digitali. Faccio riferimento in particolare alla firma digitale e alla verifica dell'identità del firmatario, che hanno consentito, diciamo, lo svolgimento del business nei momenti in cui dovevamo essere più distanti e che ora semplificano sostanzialmente i processi. Interessante osservare come nella definizione di ecosistema di servizi i broker per l'80% hanno, quindi una percentuale maggiore rispetto alle compagnie, hanno espresso il desiderio, la volontà di realizzare ecosistemi di servizi proprio per migliorare ulteriormente quella relazione diretta e quell'offerta di servizi end-to-end alle imprese, vista appunto la relazione privilegiata tra broker e imprese clienti. Ecco. Quindi, vai pure. Cioè, non in una logica di risposta, vediamo che saranno introdotti nuovi servizi a valore aggiunto. Lascio poi a Elisabetta entrare nel merito dei singoli servizi. L'attenzione però che vorremmo dare è quella sulla cyber security. Per l'82% delle imprese nei prossimi 12 mesi lavorerà in questa direzione. Il 46% delle imprese ci stanno già lavorando, ma continueranno a lavorarci nei prossimi 12 mesi, mentre il 17% delle imprese attualmente non lo stanno proponendo
ma lo faranno nei 12 mesi successivi. Quindi vediamo che proprio su questo c'è una particolare attenzione. Ci siamo chiesti perché, e la risposta che ci siamo dati è che il cyber risk comunque abbraccia ogni categoria di rischio e da questo punto di vista può essere considerata una nuova macrocategoria determinata proprio dall'evoluzione tecnologica. Sapendo quindi che non esistono sistemi inviolabili e i potenziali danni sono comunque conclamati, per le SMI occorre comunque predisporre un adeguato contrattacco. E da questo punto di vista quindi la risposta degli insurer sarà nella definizione di coperture e modalità di liquidazione specifica. Ecco, cosa significa per le assicurazioni, per le compagnie, per i broker offrire servizi a valore aggiunto? Lo dicevamo in apertura, aiutare le imprese a diventare consapevoli dei rischi che corrono, a individuarli prima di tutto, poi mitigarli e trasferirli come ultima spiaggia proprio. Quindi facendo l'esempio della cyber risk, un servizio a valore aggiunto per le imprese è anche proprio quello di insegnare loro a capire quali sono i reali rischi che possono correre, a creare processi e procedure all'interno delle imprese che facciano sì che il rischio cyber possa essere ridotto e poi a prevedere dei servizi di copertura e liquidazione specifica e mirata in caso di un attacco, quindi anche di ripristino immediato, di assistenza in caso di attacco. Esempi analoghi possiamo averli sulla consulenza per l'internazionalizzazione, per supportare le imprese nella scelta di iniziare, intraprendere un'attività all'estero, quindi supportandoli nella gestione dei rischi che potrebbero insorgere, ma anche nel processo di certificazione del livello di sostenibilità dell'impresa, non tanto qui per mitigare i rischi, ma per valorizzare invece quella che è la sostenibilità dell'impresa e quindi accedere più facilmente a forme di finanziamento e realizzare anche una credibilità maggiore nei confronti del mercato. Altri esempi potremmo fare in verticale, ma tutti finalizzati a supportare le imprese a gestire meglio i propri rischi. Possiamo a questo punto andare alla slide successiva. Ecco, è interessante notare che le leve, gli strumenti che le compagnie e i player assicurativi hanno scelto per rispondere alle esigenze di mercato nei prossimi mesi sono proprio nell'ottica della digitalizzazione, in ordine customer journey semplificate, firma digitale e consulenza. Ecco, se sommiamo questi primi tre elementi abbiamo un 61% di rispondenti che decidono di lavorare sulla customer journey semplificata, firma digitale e consulenza. Ecco, mettendo insieme questi tre elementi possiamo dire che esiste uno use case semplificato che consenta alle compagnie di offrire di rispondere a tutte queste tre esigenze insieme. E poi lo vedremo insieme. Poi lascio a Roberta ovviamente darci un overview di questa parte di esigenze sulla digitalizzazione. Sì, a conferma di quello che ha appena detto Elisabetta, quello che ovviamente ci siamo fissati come takeaway è che nel contesto attuale i digital service sono gli abilitatori del mercato e gli acceleratori di un processo di semplificazione. Quindi se guardiamo ai goal del 2022 possiamo parlare di semplificazione dei processi interni per garantire un effort maggiore in fase di ascolto e di consulenza e quindi da questo punto di vista parliamo di un rafforzamento dell'orientamento al cliente, quindi di customer orientation. Il fatto
di favorire l'engagement senza però prescindere dal training continuativo e costante, e il fatto di favorire l'onboarding grazie ad un'immediatezza dell'esperienza, quindi dei giorni. Un'esperienza che deve essere immersiva e che quindi consente un'ottimizzazione dell'interazione tra le parti. In tutto ciò, i servizi digitali che vi abbiamo presentato garantiscono, diciamo, si configurano come l'olio che al meglio può far funzionare questo motore. Ovviamente esiste una possibilità di vedere disattese le aspettative di evoluzione se il piano di introduzione dei digital service non viene supportato da un adeguato piano di diffusione della cultura digitale. Le imprese e gli insurer però ne sono pienamente consapevoli e abbiamo verificato come il 63% dei player in realtà nel 2022 preveda sia attività di training per gli intermediari che di education nei confronti del target SME. Ecco, se nella precedente slide vedevamo come i player vogliono intervenire sull'uso con la digitalizzazione, qui capiamo qual è l'intenzione nell'utilizzo degli analytics. Analytics che diventano sempre più importanti, sicuramente nella fase di targeting, quindi per individuare bene le imprese clienti, ma su tutta la catena del valore, ma anche su tutta la catena del valore, quindi analytics che si affiancano ai dati ufficiali delle imprese per supportare compagnie, intermediari e broker proprio nella valutazione sempre più rapida, efficace di quelli che sono i rischi delle imprese. Roberta, se... Sì, scusate, ho perso l'audio per un secondo. No, da questo punto di vista, a completamento, gli analytics saranno sempre più importanti. In questa situazione, circa metà degli operatori utilizza questi strumenti non solo per la fase di targeting, ma anche su tutta la value chain. Per quanto la rete fisica rimanga importante, questi elementi sono ovviamente di supporto e di integrazione per poter svolgere questa attività, ma anche le altre fasi della value chain al meglio. Quindi l'adozione di strumenti digitali per la conoscenza del cliente, in particolare prima dell'incontro, ma poi anche per sviluppare una relazione di lungo periodo, diventa una priorità e quindi particolarmente importante per il 75% degli operatori. Questo perché sostanzialmente il campo d'azione delle SME è estremamente vasto e da questo punto di vista per le compagnie e gli altri player appare difficile, se non impossibile, con la stessa offerta riuscire a servire in modo performante settori che però sono totalmente differenti tra loro. E quindi questi, diciamo, il fatto di utilizzare degli analytics, di integrare i dati, consente ai player di definire quelle che sono le priorità di azione e l'approccio strategico nei confronti dei singoli target SME. Da questo punto di vista emergono elementi importanti di mappatura che sono stati definiti sostanzialmente criteri primari e secondari e che consentono complessivamente di raggiungere un arricchimento complessivo del patrimonio informativo. Ecco, finiamo con un focus sulla fase di pricing and underwriting, quindi queste che sono elencate sulla sinistra rientrano tra le priorità delle imprese, delle compagnie assicurative, broker e insurtech nei prossimi mesi e in qualche modo ci danno anche le evidenze di quelli che oggi sono i pain point delle compagnie e dei player assicurativi. Quindi arricchimento dei dati, ove oggi c'è una carenza di dati per il pricing e l'underwriting nel segmento imprese. Processi strutturati e digitali, ove oggi invece sappiamo bene che sono destrutturati e molto spesso paper-based. Formazione della rete di vendita, proprio per supportare intermediari, agenti broker nella
proposizione dei prodotti alle imprese e nella consulenza di rischio alle imprese, ove oggi invece la rete spesso si trova a dover in qualche modo improvvisare nella gestione con le imprese. Risk assessment digitali sono l'unione di tutte queste di tutti e tre gli elementi sopra, ovvero processi digitali che veicolano dati e supportano in modo rapido l'underwriter, quindi per una valutazione quasi in real time. È una quotazione che diventa, se non automatica, real time, sicuramente decisamente tempestiva rispetto alle tempistiche che oggi invece sono richieste per arrivare ad una quotazione. Quindi questi rappresentano punti di lavoro per il prossimo anno, ma in qualche modo anche elementi carenti nell'offerta attuale. Sì, solo una frase, diciamo a contorno di quello che Elisabetta ha già spiegato in modo molto chiaro. Le partnership con i data provider in ambiti complementari rispetto ai dati già raccolti saranno al centro delle valutazioni degli insurer nel 2022. Questo perché dal punto di vista del pricing e del underwriting sarà sempre più importante arrivare ad avere il giusto prezzo in funzione del giusto rischio. Quindi quando si parla di integrazione di dati si fa riferimento all'ambito di rischi specifici delle imprese, dati ovviamente economico-finanziari, ma anche dati specifici che fanno riferimento al settore o alle aree geografiche. Vi lasciamo quindi con quella che è secondo noi la visione della value chain e di quello che potrà succedere, e quindi la velocità è la forma di estasi che la rivoluzione tecnologica ha regalato all'uomo, e noi ci aspettiamo di essere in questo stato di estasi nel futuro grazie a questa digital transformation. Grazie Roberta. Grazie mille, e peraltro ottima citazione. Un attimo che riavvio la mia telecamera. Ci sono state diverse domande, alcune molto interessanti. Prima di passare alla sessione Q&A, e ripasso un attimo la parola a Elisabetta per un ultimo intervento. Grazie Gerardo, siamo un po' lunghi, quindi provo ad accelerare, ditemi se vedete. Perfettamente. L'obiettivo use case di questa parte è presentarvi uno use case che nasce dal mercato insurance di CRIF insieme con i centri di competenza CRIF, ma che poi è stato arricchito appunto con anche il confronto con i partecipanti al Vertical dell'Italian InsurTech Association che si è svolto in pieno lockdown 2 anni fa e che è stato in qualche modo confermato dai risultati della survey che ci hanno confermato le esigenze delle compagnie in questo senso. Quindi l'obiettivo dello use case è proprio quello di rendere più facile la vita di intermediari, broker agenti e degli underwriter, fornendo loro un servizio digitale user friendly che gli consenta di velocizzare il processo e che renda scalabile tutta la fase di risk assessment, che oggi è molto spesso paper based, come dicevamo, destrutturata e time consuming, onerosa. Come funziona questo use case? E perché soprattutto abbiamo pensato di farlo? Abbiamo pensato di metterci in gioco in questo use case perché, come CRIF, sappiamo da sempre per DNA collezionare un numero importante di dati e aggregarlo, elaborarlo e metterlo a fattor comune con
gli utenti con i player finanziari per la valutazione dei rischi, rischi di credito prima, e oggi riteniamo assolutamente possibile supportare player finanziari anche nella valutazione di altri rischi diversi dal rischio di credito. Lo use case prevede appunto una valutazione preliminare basata unicamente sulla raccolta di dati a partire da una partita IVA, e la raccolta dei dati dell'impresa affianca ai dati ufficiali di bilancio, liste di soci, partecipazioni, protesti e pregiudizievoli, tutti gli analytics, indicatori e score creditizi, ma anche di puntualità nei pagamenti commerciali, benchmark e indicatori forward looking, ma anche analisi delle relazioni e rispetto a imprese inserite in blacklist di CRIF o anche del cliente stesso. Tutto questo per supportare intermediari e underwriter nella valutazione sintetica dell'impresa, e quindi arrivare a dire rapidamente se si vuole proseguire nel lavoro con quell'impresa oppure si vuole interrompere la valutazione e il lavoro con quell'impresa. La valutazione dell'impresa è seguita da una prevalutazione del rischio. Qui facciamo un esempio del caso Property, quindi al solo click si possono raccogliere dati geografici per ciascun immobile che deve essere valutato, dati catastali, distanze dai punti di interesse, in questo caso punti di interesse di rischio che servano a mitigare o ad amplificare il rischio dell'immobile che si sta valutando, quindi distanze dai fiumi, distanze da vigili del fuoco e forze dell'ordine, livelli di altimetria rispetto all'altezza del fiume o rispetto all'altezza del mare, per capire poi l'esposizione a rischio terremoto, alluvione, grandine. Ecco, questo use case prevede anche l'integrazione di dati che arrivano da partner specializzati e che quindi sono più esperti nella valutazione dei rischi dell'intero territorio con una grande granularità. E lo use case mette a disposizione dei tool di misurazione delle distanze, tool che il broker, l'underwriter possono utilizzare per capire esattamente qual è la distanza tra l'immobile valutato e punti di rischio circostanti. Ancora news che vengono aggregate, le news rilevanti dell'impresa e dei player di mercato simili per attività o per area geografica, al fine di capire meglio quali sono i rischi a cui l'impresa e l'immobile sono esposti. Di nuovo, tutto ciò ci porta ad una valutazione sintetica e ancora preliminare del rischio che l'immobile analizzato a cui l'immobile analizzato è esposto, valutando esattamente pericolosità, esposizione al rischio e vulnerabilità, quindi proprio con un impatto di quello che può essere il leverage annual loss. Dopo aver fatto la valutazione preliminare, occorre però una valutazione tecnica che tipicamente avviene con un questionario, ma un questionario che riteniamo non debba essere un one fits all, ma un questionario che viene profilato per singola impresa sulla base di alcune variabili, anche molto semplici: settore di attività economica, tipo di immobile, la presenza o meno di certificazioni, l'area geografica, e così da definire un questionario che sia il minimo comune, minimo efficace per la valutazione del reale rischio dell'impresa. Questo questionario potrebbe essere, prevediamo, abbiamo previsto quattro diversi scenari,
la possibilità di una compilazione in modalità self o anche a distanza, come siamo abituati ormai a fare a fronte del lockdown, quindi da remoto, con un tool di remote collaboration che consenta l'acquisizione di immagini, di video, di ciò che si sta osservando, oppure in loco, ma in modalità tablet e non paper-based, o infine con una ispezione tecnica virtuale o in loco da parte di un risk engineer. Le quattro modalità sono alternative, riteniamo, al crescere della complessità del rischio che si sta analizzando, quindi molte aziende di piccole dimensioni potrebbero addirittura usufruire della modalità self. All'interno di questo modulo è ovviamente possibile la conferma delle informazioni, l'integrazione delle informazioni mancanti, l'aggiunta di allegati e infine ovviamente la firma digitale da parte dell'impresa. Tutto questo viene finalizzato in un dossier che può essere utilizzato per l'underwriting e per la quotazione, come si diceva in apertura, real time. Tutto in una web interface che può essere utilizzata in simbiosi, in qualche modo in contemporanea, da underwriter e broker, anche per facilitare il dialogo tra i due attori. Quindi prevediamo anche un dialogo migliore e più efficiente, efficace, senza perdita di informazioni tra questi attori che devono continuare a dialogare per riuscire a valutare in tempi rapidi l'impresa e fornire una proposta adeguata alla copertura dei rischi. Io, Gerardo, mi fermerei qui perché siamo già lunghissimi e mi piacerebbe lasciare spazio alle domande. Lunghissimi no, abbiamo ancora 5 minuti, ma se sforiamo di qualche minuto non penso che sia un grosso problema, visto che sicuramente abbiamo toccato temi molto, molto interessanti. Ti chiedo se puoi interrompere la condivisione dello schermo. E ho raccolto tre domande e la prima domanda, Elisabetta, per te, è che si allaccia molto a quello che hai appena detto, no? E nei goal, quindi ritorno alla presentazione iniziale, no? Per ultrasintetizzare, diciamo che questi goal passano da due grandi innovazioni: innovazioni di processo e innovazione di prodotto, e a loro volta queste innovazioni si saldano sul tema dei dati, no? Sulla centralità del dato. Ecco, ora il 99,3% di PMI del tessuto socio-economico italiano sono anche nell'industria assicurativa, quindi la società di intermediazione tipica italiana è una società piccolina e difficilmente ha un data scientist, no? Si sentono anche nel corso di questa presentazione abbiamo nominato diverse tecnologie, alcune estremamente complesse, no? La mia domanda è: che consiglio dai a una PMI, ok, quindi che non ha capacità magari di attrarre un certo tipo di competenze tecniche nel suo staff per approcciare, ma che comunque vuole approcciare questo percorso di data awareness, data governance, data quality, no? Iniziare a strutturare i suoi processi sul dato. E cosa, ma non è Intesa, Generali, Unipol, no? È un SRL o anche una piccola SPA. Qual è, secondo te, l'elemento da attenzionare nell'iniziare un processo di questo tipo, oltre a scegliere CRIF come partner, che non vale come risposta? Non vale, purtroppo non vale. La domanda è interessante e la risposta è molteplice. Ovviamente avere una risorsa specializzata al proprio interno è sempre la cosa migliore, non tutte le imprese possono permetterselo. E qui c'è il valore dell'associazione, no? Dell'aggregazione anche di piccole imprese che possono far leva su delle competenze messe a fattor comune, e in questo senso rivolgersi a partner anche di piccole dimensioni, molto specializzate, focalizzati
su alcuni temi, magari non CRIF, ma ci sono delle insurtech, ci sono degli operatori specializzati che possono offrire dei servizi anche molto semplici, ma di facile, molto utili e di facile apprendimento e fruizione. In questo senso proprio il valore dell'ecosistema, delle piattaforme di servizi messi a fattor comune. Oggi ormai nessuno più ha il proprio data center sul PC o in hardware, ma si utilizzano data center in cloud. Ecco un po' la logica di utilizzare servizi messi a fattor comune da associazioni, da imprese che possono offrire un servizio mirato, specializzato, a dei costi più contenuti e avviare quel processo proprio di awareness che è fondamentale. Quindi dei gateway, diciamo, che permettano la fruizione di data center più strutturati come il vostro in maniera meno complessa, meno strutturata. Solo un flash a integrazione del tuo intervento con un'altra domanda appena arrivata molto interessante. Noi abbiamo visto uno use case property di base, ma nella vostra esperienza avete strutturato questo tipo di approccio anche su temi di liability? E la domanda specifica è sull'RC professionale in ambito ingegneri, però io penso liability un po' anche a 360 gradi, quindi product liability, employee liability e quant'altro. Il liability è un desiderata, assolutamente lo use case si presta all'evoluzione ad altri rischi. In questo momento abbiamo visto il property ed è già ovviamente customizzata anche per la parte cauzioni credito. Abbiamo a piano l'evoluzione sul cyber e proprio sulla parte di liability professionisti e anche prodotti in realtà. Quindi professional indemnity, SMEs, diciamo RCTO, RCTOP. Esatto. Super chiaro, e sul cyber peraltro un assist perfetto per la domanda a Roberta, e la centralità, cioè la priorità emersa dal survey sul tema cyber è la palissiana, no? È quasi rumoroso, no? L'86%. Io da intermediario vivo oggi sul mercato paradossalmente una restrizione dell'offerta cyber, ovviamente non dettata da esigenze di business, ma dettata da un underwriting del rischio cyber avvenuto fino a pochi mesi fa, evidentemente sottoprezzato, no? E a un eccesso di sinistri che oggi ha provocato un aumento dei tassi molto 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 importante, anche spesso di difficile gestione con i clienti. La mia domanda è, avendo tu vissuto in prima persona anche tutta la parte di survey qualitativa, no? Quindi tutte le interview con gli stakeholder all'interno di compagnia, a che punto siamo di questa rilancio dell'offerta cyber secondo te? Che gut feeling hai avuto all'interno delle interview? Grazie per la domanda, è molto interessante perché sicuramente quello che emerge è che è una delle priorità su cui si vuole lavorare nella logica di sviluppo di quello che avevamo definito essere il primo pilastro, quindi lo sviluppo di prodotto. Se possiamo dividere, diciamo, la realizzazione di un prodotto, servizio in questo caso, a livelli, possiamo dire che quello che è stato fatto fino adesso nella percezione proprio degli insurer non è ancora abbastanza. Quindi, come dici tu, magari certi elementi possono essere stati sottoprezzati, ma c'è ancora molto spazio per migliorare ulteriormente la composizione del prodotto servizio. Quindi a questo punto, arrivando sul mercato con un prodotto più complesso, con un crescente, diciamo, grado di utilità e quindi di capacità di soddisfare nuovi bisogni, a questo potrà essere poi associato anche un pricing più corretto, ma proprio in una logica di evoluzione di prodotto e non di aumento del prezzo puro. Effettivamente sì, adesso, cioè, ci stai facendo pensare, effettivamente lato servizi e integrazione dell'offerta del prodotto con servizi è un trend indiscutibile, e nel long run certamente potrà andare a ribilanciare un po' questa situazione.
Grazie mille. Ho un'ultima domanda. Scusa se Gerardo, volevo integrare un attimo. Mi sembra che in questo momento ci sia, come dire, grande, se vuoi, imbarazzo non solo sul tipo, sul rischio cyber, ma anche sugli eventi naturali, per esempio. Cioè, siamo gli assicuratori in questo momento, come dire, in difficoltà nel riuscire, come dire, a effettivamente apprezzare in maniera precisa quello che sono, come dire, rischi nuovi, rischi vecchi come gli eventi naturali, ma che stanno cambiando di frequenza, di intensità, e quindi non ci sono più, come dire, serie storiche. Quindi hai nuovi rischi dove le serie storiche non sono mai esistite e rischi dove le serie storiche non funzionano più. Quindi è quindi un bel question mark dove bisogna lavorare molto di fantasia, di nuovi dati, di AI, diciamo. Bisogna ragionare in maniera diversa. Imbarazzo, hai usato una parola che per me intermediario a volte è abbastanza una sintesi perfetta di quello che a volte è il rapporto col cliente, col quale, tornando al tema delle SMEs e quindi della loro infrastruttura, è molto difficile magari far passare un certo tipo di concetti. Una domanda, sempre per Roberta al volo, poi arrivo con la domanda per Giuseppe da parte di Marcello, interessante. Sempre all'interno delle survey, hai registrato interesse per tutte quelle che sono tipologie di non-damage business interruption, no? NDBI, ovvero interruzione di attività derivante da cause diverse dal danno diretto indennizzabile in termini di polizza, vedasi Covid, no? Sostanzialmente è un tema centrale. Te ne hanno parlato gli intervistati, ci sono state digressioni interessanti su questo aspetto? Sì, cioè si è parlato in particolare di business interruption, però collegato soprattutto ad eventi in realtà che poi si portano dietro danni, quindi era in parte, diciamo, quello che è stato detto poco fa. Devo dire che si sa ovviamente quali potrebbero essere i danni che derivano da una chiusura del business dovuti appunto, no, ad esempio, ad una situazione pandemica, solo che su questo poi c'è un bilanciamento da fare su quello che è, diciamo, il prodotto servizio che si può offrire e poi effettivamente il pricing di riferimento, se poi ovviamente il rischio di chiusura si verifica davvero. Questo per quello che ci è stato detto dagli insurer. Quando è stata condotta la ricerca sostanzialmente SME Business Longevity, quindi la ricerca condotta sulle piccole e medie imprese, in realtà ci eravamo già un po' abituati alla situazione pandemica e anche grazie allo sviluppo di tutto il piano vaccinale e quindi alle graduali riaperture, su questo aspetto, diciamo, la percezione di una chiusura totale del business era risultata inferiore. Quindi invece lato ricerca imprese, quindi l'altra parte del mercato, questo elemento non era emerso in maniera così forte. Poi peraltro, sempre riprendendomi alla domanda di Marcello, i pochi casi che abbiamo avuto, i pochi tentativi che abbiamo avuto in questa direzione, in questi mesi, in questi anzi anni ormai di pandemia, sono stati veramente massacrati da un punto di vista tecnico e non, insomma, difficilmente. Ecco, forse questo è il territorio giusto per far nascere questi prodotti, però non escludo che avverrà. Un'ultima domanda, siamo 5 minuti in ritardo, ma insomma dai, va bene, nell'economia di un'ora siamo ancora sotto il 10%. Per Giuseppe, l'esempio che hai fatto, e vorrei chiudere anche con un po' di positività, perché a me il fatto che 1.650.000 aziende che danno da mangiare comunque a 3 milioni almeno di concittadine e concittadini un po' mi intristisce, no? Perché c'è questa dinamica che poi letto con la giacenza sui conto correnti, c'è questa dinamica di autoassicurazione, no? Di quando mai mi potrà succedere. E quindi, insomma, poi insomma, le grandi associazioni di categoria come l'ANIA, AIBA, CBI, ARRA stanno lavorando tantissimo sul sensibilizzare su questi temi, però vediamo che i dati sono sempre lì. Però hai detto una cosa che mi ha colpito tantissimo. E dare paragone, Giuseppe, con UK, no? Quindi a un 10% di indennizzi sull'Italia in una situazione di danni catastrofali, comunque comparabile, no?
E questo secondo me ha due letture. O un'ulteriore conferma del fatto che siamo sotto assicurati, però ne abbiamo già avute tante, quindi una in più. L'altra lettura che gli ho dato istintivamente è stata l'opportunità. Ho detto, ma hai visto però all'estero, ci sono alcuni mercati evidentemente che sono, cioè, veramente assetati di dati, no? Assetati di questo tipo di informazioni, perché con una penetrazione così sul mercato, la partita la vince chi è più bravo a apprezzare, perché non è che gli inglesi o gli olandesi pagano di più perché sono dei fresconi, no? Evidentemente c'è anche molta più competenza. E quindi la chiave positiva è per una data company come CRIF, no? Voi di fatto siete una multinazionale, no? Se non sbaglio, operate in... Operiamo in 35 paesi, sì. In 35, con 35 countries avete anche proprio? Sì. Sì, sì. Cioè, quindi CRIF è una multinazionale bella e fatta. La mia domanda è, qual è le opportunità che vedi nei mercati esteri, quindi come vi state muovendo, come stanno crescendo, poi nascete ovviamente in Italia, però come si stanno muovendo, come si stanno sviluppando sul vostro PNL globale, se ovviamente si può dire, per inciso, come ormai tutti gli ospiti ja sanno, le domande che faccio non sono mai prestabilite, no. Preorganizzate. Confermo. E la seconda domanda è che differenza vedi di attitude tra l'interlocutore UK, Netherlands, cioè di questi messaggi con un'incidenza sul PIL così multipla rispetto all'Italia, rispetto magari agli interlocutori locali, se ci sono dei punti d'attenzione diversi, se ovviamente ce lo puoi dire, sono informazioni su cui si può fare discorso. Allora, diciamo una cosa che... CRIF nasce in Italia, nasce 30 anni fa e poi inizia, come dire, un'espansione all'estero partendo innanzitutto da quello che erano, come dire, le core competence e i mercati di riferimento, il mercato di riferimento principale, che era quello di servire fondamentalmente da un lato il mondo corporate, dall'altro lato tutto il mondo finance e in particolare banking e finance, diciamo il credito al consumo. Diciamo, CRIF è nata attorno alla centrale dei rischi e ha esportato questo modello e poi ha comprato sostanzialmente business di tipo di BI, di business information, un po' in giro per il mondo, comprando delle practice di Dun & Bradstreet. Quindi diciamo una crescita molto forte che ovviamente, come tutte le crescite, sono sovvenzionate, sono degli investimenti e si parte sostanzialmente dalla parte core. Quindi diciamo che l'insurance è più sviluppata nella parte italiana, nella parte europea, in alcune countries. Noi lavoriamo molto, per esempio, in Inghilterra, che è appunto, diciamo, la pietra di paragone che facevo prima, dove da 20 anni siamo titolari della, siamo ufficialmente nominati dal Ministero dell'Industria e dall'Associazione delle imprese, diciamo dall'IVAS e dall'Associazione delle Imprese Assicurative Europee per la gestione della banca dati antifrode, auto e non auto. Quindi abbiamo in certe country abbiamo un radicamento molto forte e vediamo, come dire, anche proprio dei meccanismi completamente differenti da quello che sono, come dire, i comportamenti sul mercato italiano. Quindi diciamo, sono grandi opportunità per noi all'estero di continuare a esportare quello che stiamo, come dire, costruendo, in particolare in Italia, e come dire, di riuscire sostanzialmente ad avere un'offerta globale a livello delle country che serviamo, partendo dall'Europa, che è sicuramente, come dire, la parte in questo momento dove c'è maggiore attenzione sugli aspetti assicurativi. Però l'India, per esempio, è un altro mercato molto interessante per noi. Beh, noi lavoriamo tantissimo con IA, che è l'Indian Insurtech Association, è un acronimo Great Minds Think Alike. Dobbiamo fare delle connessioni su questo. Assolutamente, ti metto in contatto con i ragazzi che sono attivissimi. Soprattutto grazie per un messaggio molto positivo. Noi a volte abbiamo magari una nota di paura ogni tanto, no? Perché vediamo tutti questi mega investimenti worldwide che si scaricano sull'industria, no? E dice, oddio, cosa succede, cosa succederà, eh? Però è bello vedere quello che... Abbiamo iniziato questo webinar dicendo che un'ondata
di innovazione in qualunque industry presenta alcuni tratti comuni, no? E abbiamo parlato del tratto comune del fatto che il servizio oggetto di digitalizzazione tipicamente aumenta la sua penetrazione, no? Chiudiamo il webinar di oggi, la presentazione di questa ricerca, prima di fare un brevissimo sondaggio, con un secondo aspetto comune a tutte le industrie e a tutte le trasformazioni digitali, ovvero che le trasformazioni digitali tipicamente portano la competizione dal locale all'internazionale ed è molto bello vedere come anche noi competiamo in tutto il mondo all'interno di quella che è la trasformazione digitale del business dei dati, che è sicuramente un punto centrale. Bello vedere come lo facciamo con Cris. Prima di salutarvi, o meglio, vi saluto con un ultimo brevissimo sondaggio. Questa iniziativa che è stata portata avanti con gli amici di Crif e Nomisma ci è piaciuta molto. L'output, la restituzione dei dati elaborata da Nomisma e Crif penso che sia di grande valore per tutta l'industria e penso che siano dati che acquisteranno maggior significato nel momento in cui avremo anche una lettura storica dell'evoluzione di questi dati. Per cui, senza voler influenzare in nessun modo il voto del survey che stiamo per fare, vi andremo a chiedere se secondo voi, innanzitutto appunto abbiamo passato quest'oretta insieme ed è stata di vostro interesse, di vostro gradimento, e se per voi ha senso che l'associazione in collaborazione con CRIF e Nomisma porti avanti una sorta di attività di osservatorio su queste informazioni, ovviamente a beneficio di tutti quanti voi che potrete trovare tutto il report. Oggi abbiamo visto un piccolo estratto, quello che si poteva condividere nell'arco di un'oretta di chiacchierata. La ricerca è ben più lunga e strutturata all'interno dell'area report del sito accessibile a tutti. Quindi chiedo alla regia la cortesia di avviare il sondaggio. Sondaggio, il relatore ha aperto un sondaggio. Riteresti utile che la regia che diventasse un osservatorio annuale del segmento SME del mercato assicurativo all'interno dell'urna elettorale Webex ti vede? Riteresti utile che questo webinar diventasse un appuntamento annuale di approfondimento? Bene, augurandoci di toccare livelli di consenso che raramente si toccano in elezioni democratiche. E sarà nostra premura informare tutti gli iscritti dei risultati. Vi ricordo che se qualche vostra collega, vostro collega che ritenete possa essere interessato a questo tema non è riuscito a partecipare, la registrazione di questo webinar sarà disponibile per tutta la community nei prossimi giorni. Io ringrazio tantissimi i nostri ospiti, Giuseppe, Elisabetta e Roberta, per essere stati con noi e per aver reso possibile questo progetto, a mio avviso di grande valore per tutto il mercato. Grazie mille e Grazie. scusate a tutti per i 5 minuti di delay. Grazie. Grazie. A presto. Saluta, a Ciao, presto. buona serata. Ciao, ciao.